Ciao, sono Michele Sciascia della quinta A dell'Istituto Jacopo Bartolomeo Beccari, indirizzo Industria Artigianato per il Made in Italy in campo agroalimentare. Ciao, sono Samuel Mucane della classe quinta IA dell'Istituto Jacopo Bartolomeo Beccari di Torino, indirizzo Industria Artigianato per il Made in Italy in campo agroalimentare. Via. Ciao, sono Lorenzo Colosimo della quinta A dell'Istituto Jacopo Bartolomeo Beccari del settore Industria Artigianato per il Made in Italy in campo agroalimentare. Sono Berti Valentina della classe quinta A dell'Istituto Jacopo Bartolomeo Beccari di Torino. Indirizzo Industria Artigianato per il Made in Italy in campo agroalimentare. La quarantena non ferma la voglia dei ragazzi di metterci al lavoro. È importante, prima di iniziare qualsiasi tipo di lavorazione in cui si ha a che fare con degli alimenti, mettersi nelle condizioni di poter lavorare in sicurezza. Quindi chi opera deve rispettare i dispositivi di protezione individuale utilizzando divisa, guanti e tutto ciò che è necessario. Bisogna pulire bene il banco di lavoro in cui si andrà ad operare e bisogna rispettare in ogni fase della lavorazione le regole stabilite sul manuale HACCP, specialmente oggi data la presenza di questo virus. Per effettuare questa ricetta occorrono 1 kg di farina di tipo 1, quindi una farina di grano tenero forte con una carica proteica del 13%. Dopodiché 650 ml di acqua tiepida, tiepida in modo tale da riuscire ad attivare più velocemente le funzioni del lievito. 3 g di lievito di birra, fresco, ideale per lavorazioni di panificazione, ma si può utilizzare anche lievito disidratato in una quantità minore. Infine 25 g di sale. Ok, sciogliamo il lievito in acqua tiepida. Iniziamo a amalgamare farina mano a mano. In questo modo attiviamo poi subito le funzioni del lievito e pian piano, proprio così, aggiungiamo la farina e la giriamo con la mano piano piano, così da attivare nella farina un'ossigenazione. Una volta che l'acqua si è incorporata nella farina, possiamo trasferire sul bancone e iniziare a lavorare con le mani. Per impastare occorre effettuare il giusto movimento delle mani. Con la giusta energia, questo movimento serve per immagazzinare bene l'aria all'interno dell'impasto in modo tale che poi ci faciliterà la lievitazione. A questo punto possiamo iniziare a mettere il sale, che viene messo alla fine per evitare che gli organismi del lievito vengano uccisi. Bisogna impastare a lungo per far formare la maglia glutinica e rendere il nostro impasto più elastico. Ok, concludiamo il nostro impasto fino ad arrivare al punto di pasta. Il punto di pasta è quando il nostro impasto a un determinato momento dell'impastamento risulta liscio e omogeneo e molto morbido al tatto, come adesso. Formare una palla e lasciare riposare a temperatura ambiente per 30 minuti. Successivamente mettere l'impasto all'interno del frigorifero. La lievitazione è l'aumento di volume dell'impasto dovuto al lievito, che produce anidride carbonica. La maturazione, invece, è un insieme di processi diversi da quello che accade nella lievitazione. Le strutture più complesse, quindi proteine, amidi e grassi, vengono scomposti in base al tempo in elementi più semplici, rendendo l'impasto più sensibile e più facilmente digeribile. Lievitazione e maturazione non avvengono con gli stessi tempi e dipendono dalla temperatura. Noi avremo una maturazione di 20 ore in frigorifero ed una lievitazione precedente alla stesura di 4 ore a temperatura ambiente. Passate le 20 ore di maturazione, tiriamo fuori dal frigo il nostro impasto e formiamo 3 palline che saranno le nostre pizze. Successivamente le rimetteremo a lievitare per altre 4 ore a temperatura ambiente. La lunga fermentazione permette al nostro impasto di diventare molto più digeribile e di conseguenza anche più buono. Passate le ultime 4 ore di lievitazione, possiamo procedere con la stesura.
Nella stesura è importante utilizzare i polpastrelli e partire dal centro andandolo ad allargare piano piano. Bisogna evitare di commettere errori comuni come quello di tirare la pasta con l'intera mano, bisogna utilizzare solamente l'esterno del palmo. Bisogna cercare di toccare i bordi il meno possibile in modo tale da avere un rigonfiamento durante la cottura. Perfetto. Una volta messa in teglia, continuiamo a stenderla. E voilà. Ok. Senza la nostra pizza, questo è il quantitativo giusto di del pomodoro da mettere sopra la nostra pizza. Mi raccomando, non esagerate anche con la mozzarella, che è lo stesso procedimento. Io vi consiglio di mettere la mozzarella a metà cottura per evitare che si bruci facilmente. Una volta pronta si può infornare. Le temperature ideali non sono quelle dei forni di casa, ma ci dobbiamo accontentare e quindi cuoceremo a una temperatura tra 200 e 220 gradi. L'importante è che le temperature siano più alte dei 140 gradi, in modo che durante la cottura possa avvenire la reazione di Maillard, una serie di fenomeni complessi che avviene tra le interazioni di zuccheri e proteine e che lascia il tipico colore scuro della crosta.